La notte stanotte non mi porterà consiglio, ma solo un esercito fatto di stelle a combattere questo sbadiglio. E la televisione parlava da sola da un'ora di là, ma ecco che appari tu tra le braccia di un uomo che con una mano ti sfiora. Il tuo canto è una musica dolce che sembra arrivare da molto lontano, ed io con un balzo abbandono l'impronta del culo scavata su questo divano. Amore, lascia quei piatti in cucina ed indossa il vestito da sera, che con un cielo così sarebbe un delitto non andare in balera. E tu balli e mi stringi, ma ti accorgi che ho occhi soltanto per lei. Sono un po' emozionato perché abbiamo una presenza femminile. Innanzitutto ciao a tutti, benvenuti a Fisarmonicando, by Marco S.A. Project. Questo programma sapete che va in onda da 14 anni, 14 edizione, per noi è un grandissimo orgoglio, in onda in tutta Italia. E come preannunciato la scorsa settimana abbiamo la presenza femminile di Martina. Ciao. Ciao. Sei emozionata? Abbastanza. Ah, perché sei vicino al maestro? Perché sono vicino a lui. Ma tu lo sai che lui è... Sai con chi suona lui? Con chi suona? Davvero? E la fisarmonica sai con chi? Con chi? Daniele Ronda. Davvero? Da vedersi così, cioè. Allora mi devo emozionare di più? No, lui che è emozionato secondo me. Oi la loro! Oi la loro! Come stai, Sa? Sto bene, stavo bene. Ti piace Martina? Sì, eh? Sì, molto. Molto. Molto bella. Adesso stavo parlando prima perché voglio anch'io farmi un tatuaggio. No, ma perché lei sai perché è così? Perché lei lavora in posta, hai capito? Sì, è vero. Tutti i timbri... Voglio farmi anch'io adesso un tatuaggio. Dove lo fai? Fai anche tu il tatuaggio? Sì, sì, sì. Allora Martina... Passa allora, in posta. Io. Tu ci hai seguito per qualche puntata? No, hai visto... da parte di sì, ma tu lavori in posta? Ma sì, no. Sì. Ah. Ma no, era per i timbri. Ah, no, era una battuta. Ah, scusa. Una battuta. Sandro, dai, cioè, dai, dopo 14 anni... dopo 14 anni, cioè, voglio dire... No, perché se lavoravo in posta mi interessava. Io sai che spedisco sempre le buste, le cose... Allora, Martina sarà con noi. Questa è la prossima puntata. Poi speriamo di averla ancora nell'arco della stagione televisiva che terminerà a luglio del 2000...
che anno siamo? 2018, ok, quindi una presenza fresca, senza togliere... Finalmente, lui. Finalmente. Sì, vabbè, perché Antonella, insomma, anche lei ha una certa età, la Claudia, allora abbiamo detto, prendiamo uno e loro un fresco, certo. Di primo pelo. Anzi, cerchiamo anche dei presentatori, al limite. E mi hanno trovato nel frigorifero, bello. Fresco. Il primo pelo ha un bellissimo viso, devo dire. Ci alziamo? No, perché non riescono a... Non alziamoci. Perché non alziamoci. 20 centimetri più di noi? Tacco 12? No, non è vero. Tacco, che tacco è? Non lo so. 12? Può darsi, può proviamo darsi. Ad alzarci. Dopo. Allora, tu hai una scaletta, sì. Dai, vediamo un po'. Vediamo, la mettiamo alla prova. Beh, sì. Primo motivo, chi c'è? Alex Villani. Con una polca, dal titolo? La spaventata. Poi? Poi abbiamo Stefano Tubanti. Brava. Pietro Ritorna. Celentano. Adriano. Ora sei rimasta sola. Celentano, tu qua? Adriano. È lui? È di lui, Adriano. Qui tu, forse c'era la mamma nel 65, non so. Mia mamma della... Ok, ci vediamo dopo. Vabbè, comunque lei non c'era sicuramente. Non c'ero io. No, non c'ero neanch'io nel 65. Infatti. C'era Giorgio però. No, sì, Giorgio era sua. No, ma noi spologniamo... Giorgio era sulla lambretta. Sì, ma noi spologniamo tutto Giorgio, quindi vabbè, ok. Ci vediamo dopo, ciao. Thank you.
e non ricordi nulla. Scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, lentamente. Ora sei rimasta sola, cerchi il mio viso tra la folla. Forse sulle tue piccole mani stai piangendo il tuo passato, ma domani chissà se tu mi penserai, allora capirai che tutto il mondo eri tu, la tua vita così a niente servirà. Sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, lentamente, lentamente. Abbiamo anche il fotografo. No, scusa, adesso, senza, io adesso, adesso... Non so voglio, cosa vuoi dire. No, adesso dire una roba. Quanti anni sono che facciamo questa trasmissione? Dal 2004. Ecco, io non ho mai visto dei fotografi che girano qui dentro, no? Adesso stasera fotografi e cameraman e cosa c'è? Sì, ma capitava anche con la Claudia. C'è anche un barista là dietro. Infatti, come mai? Cioè, non ho capito. Cioè. Non lo so. Quando siamo noi... Siamo qui io, te e Michael, come due tre disperati. Perché noi facciamo cantare, capito? Cioè, Martina? Giusto. Come ti senti in mezzo a due... Sex symbol. Da Dio. No, ho detto c'è symbol. C'è symbol, no, sì. Dai, non è vero. Da uomini vissuti come noi? Bene, mi sento vissuto anch'io. Tu è brutto da dire, però. Abbiamo 100 anni in due noi. Davvero? Sì. Wow. Tu, festeggiamo, facciamo una festa. Facciamo una festa, sì, sì. Allora, Martina è con noi per la prima puntata. È un'esperienza simpatica. Sì. Speriamo che possa servire, comunque siamo in tutta Italia, poi magari uno vede, dice, ma chi è quella bella ragazza simpatica? Deve chiamare il manager, lo diciamo. Vicino a quell'uomo affascinante. No. Quel sex symbol. Deve chiamare il manager. Devono chiamare il manager. Devono chiamare il manager, poi vi daremo il nome del manager. Del manager e ok. Cosa c'è? No, no, niente. Mi fai un primo piano di Martina? Di Martina? Vai, bel sorriso. No, perché il manager poi. Fai la foto, manager. Bene. Aspetta, che il manager ti fa la foto. Manager. Però non adesso fare una foto. Aspetta, eh. Guarda che roba. Ci sei? Buon. Non è che ti capotti. Buon, la puntata è finita. Buonasera. Buonanotte. Andiamo buongiorno, a casa. Buonanotte. Andiamo in musica, Martina, dai, chi c'è? Allora abbiamo Bagnasco. Qui eravamo Salso Maggiore. Si chiama Paolo. Paolo, brava. Con il gigante. Poi Riccardo Ambrogini, la ribollita. Qui siamo sempre live. Di dov'è Ambrogini? No, qui eravamo Salso Maggiore. Maggiore. No, hai sbagliato. Martina, Ambrogini è toscano. Non lo so. E poi? E poi abbiamo Gianni Morandi, sotto richiesta la fisarmonica. Di dove è Gianni Morandi? Dove è Gianni Morandi? Ve lo dirà lui a breve. Monghidoro. Guarda, non ti dico cosa sei, Salvo. Chiudiamo la puntata. Più o meno, anno più anno in meno, siamo lì a guardare tutti. Thank you.
questo motivo lo dedichiamo alla direzione, eh? A quanto è l'uomo di delicatissimo Gianni. Che poi non ho ancora capito che è, comunque. Giusto? Deve essere una cosa un po' più scusa. Cancella
così, torna più grande che mai il desiderio di te, quando vivevi felice con me. Se chiudo gli occhi vedo il tuo viso, rivedo il tuo sorriso. Fisarmonica suona per me. Era di notte, c'era la luna, baciavo le tue. Rientrati a Fisarmonicando con Sandro Allario, Martina e Bai Marco. Per comunicare con noi, e lo vedete sotto pancia, 333-53-39936 per le vostre selezioni musicali, per le vostre dediche, insomma di tutto e di più. Saluto anche i 16 milioni di amici che vi hanno seguito su YouTube e quasi 11 mila iscritti. Sandro, non andiamo male. Sono no? Numeri, sono numeri. Non andiamo male. Molto bene. Ok. Martina. Sì. Dimmi qualcosa di carino, dai, innanzitutto bellissimo. Allora Martina, ma dai, non sto dicendo, non prendici in giro. Dovresti vedermi Martino quando sono smontato, quando mi sono bello. E allora sei un symbol sex. Sì, di allora, dove sei? Dai, fai l'intervista, come hai fatto? Non ho mai visto X Factor, ma scusami. Allora Martina, quanti anni hai innanzitutto? 24, devo farne 25 a novembre. 25, ok, quindi abiti in zona, sei la provincia di Pavia? Abito in zona, abito in provincia di Pavia, Barbianello. Barbianello. È là. In giro di là, sinistra. Poi... Sì, Barbianello, dove hai fatto l'ultimo concerto Daniele Ronda, se non ero, uno dei concerti di Daniele. Sì. Giusto? In quella zona lì. Quella zona lì. Sì, sì. Cosa fai nella vita? La barista, faccio la babysitter, riesco a fare la dog sitter, dovrei fare. E niente, sono qua. Vuoi fare un Sandro sitter? Non so. Dai, Sandro sitter, va bene. Hai bisogno? Una badante. Sì, un Sandro sitter. Una badante. Va bene, dai, ci sto. Facciamo okay. Un Sandro sitter, hai bisogno di un Sandro sitter? Io ho bisogno di una badante. Sandro sitter. Sandro sitter. Sandro sitter. Signorante con una bestia. Sandro sitter cosa vuol dire? Cioè, baby che sitter, top sitter, Sandro sitter. Sandro sitter. Sitter è palese. Andiamo avanti. Scusate. Stefano Tubanti con la scivolata. Poi abbiamo Luca e Riccardo Sasso Maggiore. Con Fascination. E poi andiamo in fascia pubblicitaria. Sitter. Sandro. Parlate in italiano, già che io faccio fatica in italiano, figurati, sitter. Sempre sitter. Solito. Vabbè. Thank you.
pronta risposta. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34 a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina, la regina. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posti di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni e interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Fisarmonicando. Tradizione dell'Otropo Pavese, fisarmonica e vini. Prossimamente parleremo anche di, speriamo, di varie aziende agricole, quindi ricordatevi dell'Oltrepò Pavese, zona bellissima con tantissime tradizioni. Vado a salutare Giovanni da Bellona, non so dove sia sinceramente. Mi dedicate una canzone a piacere? Sì, naturalmente la prossima. Complimenti per la trasmissione, sono Alfonso da Padova, ne faccio un'altra. Aspetta, eh. Volevo dedicare la prossima canzone alla mia metà, non ricordo l'età, so solo che è nato dopo la, guerra, dopo la prima guerra mondiale. Questo qua è fuori. Martino, questo qua è andato, secondo me. Quindi dopo la prima guerra mondiale avrà nel 60... 20, nel 20. No, alla prima, non alla seconda, quindi avrà 90 anni, non so. Sì, sì, 90, minimo. Dopo la prima guerra. Vabbè, comunque... l'unico che c'era era Giorgio, quel periodo lì. No, basta, povero. No, povero, no, povero Giorgio, no, no. Un forte abbraccio, mi chiamo Loriana, a Sandro e a Marco. Complimenti per Martina, bellissima ragazza, molto in gamba. Va bene. Siete dei grandi, vi seguo tutte le settimane e viva la fisarmonica. Olè. Olè. Chi okay. C'è? Chi c'è? Donna Felicità. Allora abbiamo Nuovi Angeli del 1974 con Donna Felicità, poi Giorgio e Lorenzo cumbia Eros e Stefano Tubanti. La Giorgio. Ciarda, la ciarda. Olè, troppo bravo. Bravo Stefano. L'abbiamo addestrato bene. L'ho letto. La accompagneremo noi.
Pa 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 p
Studio di Paolo Bagnasco. Audio recording, editing, mix, mastering e arrangiamenti musicali. Novi Studio, l'equilibrio tra le moderne tecnologie digitali e il sapore del caldo raffinato sound vintage analogico. Novi Studio, con immenso relax, competenza e passione, vi consegneremo un prodotto decisamente professionale, ben curato e sicuramente competitivo. Novi Studio, via Principe Lucedio 24, 15067 Novi Ligure. Contatti 338-7873-599, info@novistudio.it. Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Fisarmonicando. Sì, Franco, sì, e beh, no, Martina è impegnata, quindi mi spiace. Sì, riferirò comunque
non c'è nulla da fare, insomma, vero Sandro? Dipende, bisogna chiamare il manager. Ti lascio il numero del manager. Il recapito del manager per serate, per ok? Va bene? Ok, va bene. Ciao, ti ringrazio, ci vediamo prossimamente su questa emittente. Ciao, grazie. No, era un amico da Roma che chiedeva di Martina, allora io non posso, per motivi di privacy, non possiamo qualcosa, dare il cellulare. Certo. Ok, no, certo. Devi dire qualcosa, Sandro, devi salutare gli amici? No, io non devo salutare nessuno. Veramente? No. Neanche Daniele Ronda? No. Allora, no, volevo salutare Petrini, volevo salutare Stefano Petrini che mi ha scritto, così è la verità, che è a Cuba. Wow. Addirittura? Addirittura, sì. Ma ci sta guardando loro in streaming? No, mi sta guardando, però ha detto che sapeva che eravamo... No, voglio salutare anche comunque tutte le persone, noi siamo in diretta televisiva naturalmente in tutta Italia, ma in contemporanea siamo in diretta streaming, in questo momento in tutto il mondo ci stanno guardando streaming migliaia di persone, quindi è un servizio che grazie alle nostre emittenti televisive diamo agli amici di Fisarmonicando, perché poi fondamentalmente lo streaming sarà il futuro, no? Certo, e ricordiamo anche di guardare i canali tipo Facebook, YouTube, tu c'hai 50.000... Martina, chiediamo se, non so, se hai un profilo Facebook? Sì, ho un profilo Facebook, anche se sono una che usa poco internet. Ah, beh, hai visto che... Una delle poche, eh? Okay. Possiamo citarlo, è un segreto... Va bene, cita. No, vedi tu, è il tuo? No, sì. Com'è? Martina Izzo. Allora, chi volesse dialogare con Martina Izzo ha una pagina, possiamo dirlo, abbiamo le nostre... Martina Izzo ha una pagina Facebook, fategli complimenti, ok? Tanto noi monitoriamo tutto, Sandro, ragazzi, no? Su queste non cose, ci scappa niente. Su queste cose a Sandro non scappa nulla, eh? No. Chi c'è? Allora, abbiamo i Nomadi, che è richiestissima, con Canzone per un amico. Bellissima, Canzone per un amico, se ho sbagliato io a stampare, scusa. Per un'amica. Enrico Traverso, richiesta in Sicilia, sì, corretto. Esatto. La Paloma. E poi? E poi abbiamo Paolo Bertoli con Notte a Venezia. Notte a Venezia, è un pezzo nuovissimo registrato a Venezia da Paolone Bertoli. Hai visto su Facebook? Bello, sì. Bravo Paolo, datti sempre da fare. E poi Canzone per un'amica la dedichiamo al nostro amico Tiziano. Non parliamo più di Tiziano perché... Meglio. Cioè, c'è una bella differenza da... Sembra uno Yeti, non so se l'hai visto. Vediamo dopo. Sai che mia mamma è partita di Paolo Bertoli. Sì? Sì. Veramente? Sì, te lo giuro, è la verità. Non è un brutto ragazzo, è un po' rosso però, insomma. Ci vediamo dopo, dai. Alberto, Augusto, canta Canzone per un'amica per il mio amico Alex, che se n'è andato un mese fa. Oh, ma Giuliana, grazie. Allora, questa è sempre una canzone che lega i presenti con gli assenti. Alex è ancora un'altra volta qui con noi. Correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva. Porta la mano, teneva il volante, parte il motore, cantava. Che c'era la morte, quel giorno che ti aspettava. Non lo sapevi che c'era la morte, quando sei giovane e strano, poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano. Sapevi, ma cosa hai pensato quando la strada è impazzita, quando la macchina è uscita di lato e sopra un'altra è finita. E sopra un'altra è finita.
non lo sapevi, ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha ucciso? Quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita. Dopo il silenzio, soltanto il legnato, tra le lamiere contorte, sull'autostrada cercavi la vita, ma ti ha incontrato la morte. Servito, vivere, amare, soffrire, spegnere tutti i tuoi giorni passati, che presto hai dovuto morire. Io però ricordarti come pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti, che come allora sorridi. Però ricordarti come pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti, che come allora sorridi. Attraverso con la paloma. Direttamente da Alessandria.
si passa alla Begin. Rumba Begin. Piangi Enrico, piangi. Cuore del maestro Enrico Traverso, da ottobre a Fisarmonicando su Antenne del Mediterraneo. Bravo Enrico. We'll be right back.
dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella, per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno, semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Viva la Pisa, viva la Pisa. Martina, mi sono innamorato di Martina. Non faceva così? No, era giusto. Martina. Sbagliato, possiamo modificarla. Possiamo. Com'è? Adesso non funziona, fai un pezzo famoso, poi pezzo inedito, fai altri tre, li firma in inedito, appunto, allora facciamo, ok, funziona, sì. Così lo fanno adesso tutti. Di moda, cioè lo fa anche Tiziano, cioè voglio dire, possiamo farlo anche noi. Corradini, vero? Questo sì, signore, Corradini, volevamo salutarlo e ringraziarlo perché ci ha fatto appunto questa fisarmonica e ce ne porterà un'altra. A sistema, questo qua è pianoforte, poi ci sono quella con i bottoncini che si chiama cromatica, ok? Quindi Corradini della provincia di Mantova, ti vogliamo bene. Se vuoi fare anche una piccola scultura di Sandro Allario, puoi farla. Basta che prendi un zucco di legno. Sì, non fai, prendi una zucca e li metti, la la fai. Qui metti in nero perché tanto ed è fatta, hai capito? Perché ce l'ho con te? Perché c'è Martina. Ma giusto, è giusto. Che ora sono, voglio fare il figo questa sera. Oilo lasco. Non riesco a dirlo. Vai. Ok. Penso, allora, interrompendolo. No, vai, io penso intanto. Mandiamo in onda Lucio Dalla del 1978, richiesta. Da chi? Ma guarda che... Anonimo Sandro per tre mesi. Lascialo, faccio finta, sì, fai finta di niente. Con l'anno che verrà. Bella questa. Caro, come fa? Come fa? Lo scrivo. Così. Lo so. Che la so, Sandro. Ma guarda che noi abbiamo dopo degli anni di lei. Ecco. No, ma perché lei so che fa anche la cantante a tempo perso. Ho capito, esatto. Però. Non lo diciamo in giro, va bene. No, vai, poi? Bene, poi abbiamo Gianni Mirizzi con Fisa Fox. Ok. Mm-hmm. Caro amico, ti scrivo. Così, come fa? Mi distrago un po'. Bravo Sandro, sei bravo anche lui. È un editore, cioè non so lui. Caro amico, ti scrivo, così mi distrago un po'. Siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora ti manca. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane. E quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane, ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce e gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. Si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età, e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e cretini di ogni età.
caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico, si deve andare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. Se quest'anno poi passa, sì, l'anno che sta arrivando, tra l'anno passerà, io mi sto preparando e questa la novità. Rientrati a Fisarmonicando, vado a salutare gli amici di Opera Prima, scuola dell'Accademia Musicale, scuola e Accademia Musicale dei Quattro Vicariati, in provincia di Trento. Marco Zanfei, ciao e viva la Fisarmonica, naturalmente. Vai Marco, andate e iscrivetevi a questa stupenda Accademia, tutto così a braccio, io non sbaglio mai, Sandro. Bravo, giusto? Bravo, sei chiaro. Bello, deciso, hai visto mattina come si fa? Visto, visto, bello, ci vuole decisione, carico, un po' come te, no Sandro? Io no, che io devo no, dire io che io stai no. Parlando da tutta la sera. Io no, io no. Cosa hai detto? Non ho capito. Niente. Sandro, io devo dirti una cosa, scusa Martina se ti rubo. Io ti seguo su Instagram. Su Instagram. 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 Instagram, perché tu sei Instagram, sì. Proprio. Bastano questi primi piani. Hai visto che storia che faccio? Adesso ne ho fatta anche una su di te. Anche su di me? Sì, sì. Mi devi andare su Wikipedia su di me per fare una storia. Cioè, sai, tutto il curriculum. Adesso io sono Instagram, Instagram. Però sei affascinante. Ho messo una foto di quando ero piccolo. Però l'espressione è sempre quella, tutta duro. Chissà perché. No, la foto da piccolo, la foto da piccolo. Hai la foto da piccolo? Sì, te ne metto una io da piccolo, ce l'ho sopra, no. Vedrai che...
Non lo dirò io quello lì. Martina, scusa se noi stiamo chiacchierando. Giusto. Come ti trovi insieme a Sandro e Marco? Come prima? Bene, mi trovo bene. Sandro è comunque docile, nel senso, brava persona, diciamo, potrei farti da Sandro sitter volendo. Sandro sitter, Sandro, l'abbiamo detto anche prima, Sandro sitter. Come docile, sei un cane. Non sei un cane. Prima hai detto dog sitter, io... Cioè, ho capito. L'ho memorizzato così, basta. Sandro sitter. Sandro sitter, hai capito? No, mi trovo bene, dai, sono contenta, soddisfatta, siete simpatici. Sì, perché è la prima, sicuramente la prima puntata, il vedere pubblico la quinta. Si starà divertendo perché... alla quinta puntata, alla quinta puntata dire, comincia a dire sì, inizio a dire sì, vecchi, vabbè dai, sì, ok, due vecchi rimbambiti, cioè, non è ancora ora che andate, vabbè. Chi c'è? Aspetta, allora abbiamo Imagination con Just an Illusion, bellissima anche quella. Ok. Devo mettere gli occhiali, non ho ancora fatto questo appuntamento. No. Come piacciono a Sandro, mi fai un Giorgio?
Molto sexy, devo dire. Sì, sì, sì. Qua a un certo orario, Martina, ho il Lellorum, con questi occhiali qua. Con questo sciarmo. Sì. Poi mi blocca la schiena, però il Lellorum. Salutiamo. Salutiamo tutti, vi ringraziamo. Giorgio Pezzoni. Salutiamo Giorgio. Il tuo manager. Il mio manager, che è di là, Marco Pezzoni. Michael Cagiara. Vai Marco. Martina Izzo. Roblino. Cesare Beretta. E basta. Vabbè, salutiamo. Arrivo. Buonanotte, arrivederci, buon mattino, buonanotte, buonasera, buongiorno, ciao. Buonasera e grazie mille.